Il volontariato quest'anno non va in vacanza e quindi un grazie soprattutto alle volontarie e ai volontari di Napoli che dedicheranno il proprio impegno a questo progetto. Un progetto che ha la possibilità di svilupparsi sul territorio grazie alle agenzie di cittadinanza, voluto fortemente dal Comune di Napoli, quindi in collaborazione con il CSV di Napoli. Tenteremo di offrire tanti servizi, come servizi basilari per acquisto di farmaci, per pagamenti di bollette, compagnia e soprattutto informazione, un servizio 24 su 24 dove i volontari saranno attivi sul territorio tutto il periodo estivo. È chiaro che l'obiettivo è anche un altro, quello di poter portare un sorriso, di fare compagnia e di dare forse quella che è la medicina naturale, una possibilità di socializzare e di condividere con l'anziano che molte volte resta solo e che in qualche modo, diciamo, può entrare anche in quella che può essere la patologia della depressione o della solitudine. Si dà continuità ad una serie di partecipazioni attive da parte degli anziani e non soltanto degli anziani alla scelta di una vita migliore, di una vita anche qualitativamente migliore, quindi non assistenza ma proprio sostegno alla partecipazione attiva della propria vita. Gli anziani che restano in città anche quest'estate non saranno soli grazie al progetto Agenzie di Cittadinanza che coinvolge le organizzazioni di volontariato e del terzo settore con servizi di ascolto telefonico, intervento sociale ed attività ludico-ricreative, dalle visite guidate agli incontri di socializzazione. I servizi saranno garantiti in ogni municipalità con attività sia di assistenza domiciliare sia di incontro e socializzazione per prevenire isolamento e solitudine ed offrire un supporto alle reti dei servizi professionali. Abbiamo voluto che si riqualificassero anche dei piccoli luoghi di aggregazione come i campetti di bocce, come anche gazebo dove gli anziani possono ritrovarsi per giocare a carte o per chiacchierare, per condividere dei momenti insieme. Quindi sempre più vicini ai bisogni della città, sempre più vicini alle persone.